seguo il Pescara e francamente devo dire che vedo un po' di confusione, un po' tanta confusione, perché a mio modo di vedere cambiare tre allenatori dopo due mercati fatti, lasciare il certo per l'incerto, non dare continuità di un progetto, questo ovviamente porta anche ad avere dei disequilibri all'interno della squadra. Ho seguito la partita di Frosinone, dove ho sentito l'amico Nando parlare anche in termini positivi di questa situazione, però francamente devo dire che il Pescara doveva approfittare di questa situazione che si vive anche a Frosinone e secondo me andare a Frosinone con un assetto di non prenderle prima di darle, dai, e in un momento del genere il Pescara ha poco e niente da perdere, perché la media punti del Pescara in questo momento, se non sbaglio, è 0,78. Sì, 0,79 per la precisione. 0,79, quindi significa che il Pescara, per poter arrivare a una quota di 45-46 punti, dovrebbe doppiare la media punti che ha. In questo momento ci vuole tanto coraggio, non importa con che avversario giochi e dove giochi, perché se il Pescara ha rinnovato per 6-7 undicesimi la squadra, quindi avranno un progetto e quindi questo progetto lo devono mettere in campo con i cosiddetti attributi e con la convinzione di andare a fare del male. Se io vado per prendere un punticino a Frosinone, è una mentalità che tu domenica sabato, adesso non so con precisione, giochi contro il Lecce. Il Lecce è rinvigorito dalla vittoria col Cosenza in casa, cioè è una squadra che sta crescendo di partita in partita. Prima è la prima partita che faccio, me la gioco, se vinco è merito dei ragazzi, se perdo ho provato e Certo. vedrò cosa posso fare la prossima partita. Se devo andare a rosicchiare il punto per poi sperare di vincere contro il Lecce, contro il Pordenone, cioè, non diventa più una certezza, diventa una speranza costante.